principale, allora posso andare? No, perché quello che voglio dire è questo. Speriamo di mangiare. Ora vabbè che le cose sono preparate tutte prima, però noi vogliamo proprio renderci utili a tutti quanti e vedere quando una persona che non sa fare un cazzo come Federico Bertifone si mette dietro ai fornelli, che cosa succede? Allora, io questo qui è un house show, quindi parleremo un po' alla casereccia, ci perdoneranno se diciamo qualche parolaccia, ma chi se ne frega a fondo, non ce ne importa veramente un cazzo. Allora, questa è una tavolata tipica toscana. Siamo in una cantina toscana, c'è, come avete potuto vedere, non so se la regione può coadiuvare, abbiamo qui le damigiane, c'è del vino buono, che magari là con le puntate potremo anche sorseggiare e chissà farvi sorseggiare, perché non il tubo è fatto apposta, ci si attacca il tubo. Mangia, bravo, mangia. Allora, quello che abbiamo, vedete, come potete vedere, abbiamo delle salsicce, delle ottime salsicce toscane. Abbiamo una bella sanamella toscana, quell'odore riporta proprio alle verdi colline toscane, vero? Che c'è da dire? Che vanno a bocca piena, non si capisce un cazzo. Non ti No, preoccupare, Simone, hai due Nicola, ci penso io questa sera. Non sì. ti preoccupare. L'Italia toscana. Qual è la cosa? In catena di Gai si respira l'Italia toscana. Non è la fine che si è accureggiato io, ragazzi. No, io ragazzi non ci credo che qualcuno. Oddio! Qualcuno abbia No, 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 ma era finta. Era Anche il finta. Puzzo era una fialetta. Ah, no, scusate, ma con piacere. Si parlava del salame, si parlava delle salsicce, di Ma queste cosa? bottiglie toscane con il collo lungo. Cosa vi. Allora, voglio una sensazione da voi. Che cosa vi fanno pensare queste Faccio parlare il Niccolò Sessuolo. cose? Niccolò Sessuolo, sentiamo che cosa si fanno pensare queste cose? Scusate, ho un rientro fastidioso in Ma cuffia. non ha le cuffie. Sento un fischio, ragazzi. Se me lo Si sente la potete strada di fuoco. eliminare, grazie, la Con la testa di qua. regia, sì. Vai, Guarda, Frankie. gesto atletico. Sì, se continuo a Insomma, sentire il fischio. fischio. Fischio! Sì. La salamella, il prosciutto. Vorrei farvi notare come la salamella ricordi anche da lontano un pene. Ma io non volevo Se noi osserviamo attentamente la salamella da lontano, ma allo stesso tempo da vicino, notiamo come la salamella ci ricorda un pene ricoperto da questa rete. Già la rete ci riporta alla concezione di uomo irretito nella vagina. Ma che La vagina! La vagina è come una rete che intrappola il povero uomo inerte. Adesso una No, dimostrazione no, pratica. no, 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 Scusate, assolutamente questa l'abbiamo tagliata. no. Allora, Anche il perché non pene. abbiamo vasellina e non sarebbe carino. Ma guarda, in verità, quindi siamo a casa di Simone Gai, anzi nella cantina di Simone Gai. Simone Gai in cantina tiene l'olio di vasellina vasellina. che l'abbiamo, quindi se vogliamo fare. Quindi la cosa si può anche Ma fare. anche no, ma anche no. Ritornando al nostro pene, chiamiamolo affettuosamente Salamello. Cazzino. Il No! nostro amico Cazzino ci ricorda che tutto quello che noi mangiamo può essere assimilato a un pene. Per esempio, io non aggiungo altro, questo potrebbe sembrare una concatenazione di due peni che si sono uniti, Ma che cos'è la due concatenazione peni? Cos'è la peni? La funzione che di questi possono due peni? diventare anche due sopracciglia. Attenzione! Incredibile come la polivalenza di un Guarda, pene. guarda, guarda, cattivo. Oh mio Dio! Felice? Oh mio Dio! Preciso. E io ragazzi propongo un brindisi. Un brindisi Brindiamo. a ciò che non, che non è presente Ecco, stasera. infatti, cioè. Abbiamo di tutto, ma non abbiamo la La figa. vagina. Quindi 347 è uno Confidenzialmente chiamata figa. Però io volevo fare una cosa, che Se cosa sarà? volete, ci siamo. Aveva anche un vago odore di palle sudate. Effettivamente, io però ora c'ho il Estivo, sopracciglio e sa di salsiccio.
Dimmi un po', Giacomo, che è un intenditore. Giacomo è un intenditore di palle sudate. No, no, quindi no, no, no. Esatto. Tu che ti annusi spesso le palle perché ti sei fatto togliere tre costole apposta. Per annusarmi. Sì. Solo per annusarmi. Come controllare come se sei messe, sempre a posto. Come le messe, perché come dico, c'è una massima di un certo pistolese che non farà nome. Se ti puzza la palla. Bisognerebbe fare come le bestie. Prima ci si annusa e poi ti c'è un. Esatto. Allora, con questo... un profumo? No, 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 no. Odore? No, 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 no. Olezzo. Grazie per la parola. Sì, mi suggeriscono. Mi suggerisce. Fetore. Anche fetore. No, ma perché fetore? Bisogna vedere i punti di vista. Però questo odore mi ricorda vagamente il profumo di sperma nelle prime eiaculazioni giovanili. Quando il giovane uomo, o nonché maschio, smanettava. No, ma neanche ancora prima di smanettarsi, si svegliava tutto la mattina così, ma neanche la mattina, proprio la notte. Si svegliava tutto bagnato. E gnam gnam. Però gnam gnam forse era successo già qualcosa di più avanzato. Magari. Vabbè, allora a parte, finiamola adesso di parlare di questo. Finiamola adesso, esatto, perché stiamo sforando. Ragazzi, tornando al discorso, stiamo sforando. I tempi, chiaramente. Però ragazzi, guarda, Niccolò, te che ne pensi? Dimmi un po' se l'odore riporta a qualcosa di un'estate, tipo un'estate del 93 dopo una partita di pallone. Un'estate fa la storia di noi due. Ma io direi che è l'ora di vedere su in cucina se questa benedetta polenta con i funghi è pronta. Ci sa fame. Noi sa fame, ci sono anche tecnici che hanno fame, e signori. Una fame, mi sono venute due sulla cappelle. Linea Federico Ferticone, cioè ospite d'onore. Amendola. Ferruccio Scamarcio, scocci. Papà.